Senti, non ti sembra il momento di scegliere? E scegliamo, tu quale vuoi? Se non hai niente in contrario, io prenderei Pia. Sei cretino! Io non ho nulla in contrario, sono uguali! Va bene, allora la tua è mia. E che discorso sono? Se è mia, è mia. Io che sto dicendo? La tua è mia. Ciccio, ti do una coltellata e due scariche all'opara. Certo. È mia, è mia! E questo sto dicendo, sì, che è tua, ma è mia! Tua è mia, capisci? Cioè tu prendi a mia. Io sposo a te. E che facciamo, la razza dei cani barboni? Ma che? Ma che discorso sono? Ma cerca di capirmi, la tua è mia, capisci? Mia! No, è mia! Sì. È mia! E non mi fare perdere la col... La tua si chiama mia, guarda qua! La tua si chiama mia, la mia si chiama Pia, hai capito? Ah, la mia si chiama mia. E allora se si chiama mia, è mia. È tua. Oh. E allora perché fai tante cose e dice cose che è insensate? Insensate. Mi sposa a te. No, no, io mi sposavo a te. Sì, e te lo pigliavi sto fusto. Oh, basta! Piuttosto parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie. Ma io non vedo il piccolo difetto. Se i parenti hanno precisato che c'è un piccolo difetto, evidentemente ci deve essere. Dove... Io me ne fotto del difetto! Me ne fotto altamente! Tu lo vedi? No. E neanche io lo vedo! Quindi, sì, si vede che non c'è. Beh, forse hai ragione. Sarà talmente piccolo che non si vede. Non si vede. E allora che facciamo? Che vogliamo fare? Vogliamo andare a Roma? Vogliamo andare a Roma? Ciccio, a Roma ci aspettano per il fidanzamento sensazionale! Sensazionale? Sarà un fidanzamento fuori dal comune!